Beh, sensazioni sicuramente positive. Diciamo che dove siamo adesso è il frutto di quello che siamo noi, del lavoro che svolgiamo durante la settimana e della forza che noi abbiamo. Diciamo che ci meritiamo questo posto, se non qualcosa in più. Sì, sono contento sicuramente dei 5 gol, magari potevo fare qualcosa in più, però rispetto alla prima parte di stagione è tanto. E poi sì, con Gambri mi trovo veramente bene, mi trovo bene con tutti. Poi con lui ho stretto anche un rapporto d'amicizia fuori dal campo e giocando insieme diciamo che ci completiamo, quello che penso io. Magari lui è uno più forte fisicamente, che riesce ad aprire gli spazi e io riesco a giocare lì dietro. Quindi diciamo che ci troviamo molto bene insieme. Beh, guarda, sicuramente noi ci siamo prefissati, come ormai sappiamo già tutti, quello che avevamo fatto nello spogliatoio dei 45 punti, quindi quello è il nostro obiettivo, che è il nostro obiettivo per salvarci. Poi sicuramente una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo salvezza, quello che viene dopo, diciamo che poi ci possiamo levare dei sassolini dalle scarpe, quindi siamo liberi e possiamo giocare veramente al massimo. O giocare in casa, i nostri tifosi sono il 12° uomo in campo, ci danno una spinta, stanno a cantare dal primo al 90° minuto e ci danno una grande mano, una grande spinta. Poi sì, col Pontedera è una partita ancora più importante di quella che è stata la scorsa. E quindi diciamo che se riusciamo a centrare i 3 punti sarebbe per noi una grandissima vittoria e che ci porterebbe poi ad arrivare a 40, 44 e quasi, quasi salvi. Beh sì, loro sarà una partita molto, molto dura come lo sono state tutte. Noi la cosa che dobbiamo fare è scendere in campo con le nostre idee, il nostro gioco e sono sicuro che riusciremo a portarla a casa. Sicuramente non bisogna perdere, quello è la cosa fondamentale, però da quello che si è visto, noi nelle ultime quattro gare abbiamo subito solo un gol al 94esimo, un autogol che c'è stata una piccola disattenzione che magari dovevamo fermare l'azione a centrocampo, però si è visto poi come ci siamo buttati tutti giù a terra per quanto eravamo nervosi di aver preso quel gol, quindi questo ti fa capire che la squadra c'è, la squadra non vuole subire gol e vuole andare a portare a casa la vittoria. Non te la saprei dire, io spero di segnare queste 3 partite tutte e tre 10 gol, no, sto scherzando, però un gol a partita anche sarebbe il top, però sicuramente, beh dai, altri 2-3 sarei estremamente contento.